Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Voglio farvi vedere tutti i miei acquisti degli ultimi mesi. Quindi non sono cose che ho comprato tutte lo stesso giorno, le ho comprate nel corso del tempo, però adesso le ho un po' radunate e volevo farvele vedere. Volevo partire con un acquisto molto particolare. Ho acquistato alcuni gomitoli di lana, quindi ho comprato alcuni di questi gomitoli. È una lana molto morbida, arancione, che ha delle sfumature nere abbastanza brillanti all'interno. Io con questi gomitoli ho realizzato una maglia, che adesso vi faccio vedere. La maglia è questa. Ha un motivo particolare perché è traforata, però con un motivo molto particolare. Poi la cosa che veramente mi è piaciuta di questo modello sono le maniche che sono più larghe in fondo, quindi parte con la manica classica e poi a partire, diciamo, dall'avambraccio fino al polso si allarga, quindi ha queste maniche a campana fatte così. Poi la maglia è molto semplice, aderente, con il collo molto ampio. E io questa l'ho realizzata seguendo un tutorial di una ragazza che ha un canale qui su YouTube che è veramente bravissima. Quindi, se per caso sapete lavorare a maglia e vi interessa, io vi lascio in info box il video, che appunto è relativo alla realizzazione di questo particolare modello, perché è veramente semplice da realizzare. Se sapete lavorare a maglia, vedrete che è una cosa molto semplice. Però mi sembrava comunque molto bello ed effetto, quindi mi sono comprata i gomitoli e mi sono fatta questa maglia. Passiamo adesso alle cose che ho comprato già fatte, quindi basta gomitoli, ho preso delle cose già pronte. Ho preso questa maglia che a me piaceva soprattutto la parte davanti, con questo motivo così tutto brillante, e poi in questo caso ha le maniche un pochino a pipistrello, non tantissimo, non sono tanto ampie, però sono un pochino più ampie comunque e poi si stringono sul polso. Poi è una maglia aderente normalissima e mi piaceva, come vi dicevo, soprattutto la parte davanti. L'ho già indossata in un video, quindi sicuramente me l'avete anche già vista indosso perché l'ho comprata un po' di mesi fa e ho già avuto occasione di metterla e mi ci trovo veramente molto bene. Mi piace tantissimo fatta in questo modo. Poi ho preso una maglia molto semplice ma che mi piaceva soprattutto per il motivo. Questa non so se lo vedete dalla luce, ma è tutta sui toni del marrone scuro e marrone chiaro e ha poi queste paillettes, queste piccole borchie dorate. Quindi diciamo che è molto luminosa sulla parte alta, soprattutto della maglia, perché poi in fondo non ci sono paillettes. E mi piaceva appunto il motivo e volevo una maglia che avesse questi colori sul marrone, perché non ho tante cose sul marrone. Quindi insomma, quando l'ho vista mi è sembrata molto carina, poi questo motivo, questa fantasia un po' particolare mi sembrava molto bella. La maglia è abbastanza leggera e quindi insomma ho comprato questa. Poi un'altra cosa che ho comprato, che diciamo questa volta andiamo proprio sul leggero, è questa maglia nera, ancora l'etichetta, perché questa effettivamente l'ho comprata stamattina, quindi ha ancora l'etichetta. È una maglia nera molto semplice, aderente, ma mi piaceva il fatto che ha le maniche così, con queste paillettes sempre sul nero che danno appunto la brillantezza, la lucentezza sulle maniche, quindi a partire dalla spalla ha tutta la manica che brilla, diciamo. Poi in realtà è una maglia molto semplice perché ha costine nera, aderente, quindi non ha proprio niente di che, però mi piaceva. Anche questa è abbastanza leggera perché questa parte, vedete, è trasparente, quindi questa parte con le paillettes è tutta in tulle. Quindi la manica diciamo che rimane abbastanza scoperta perché è proprio sottile e trasparente. La metto così in modo da farvi vedere come rimane, però insomma anche questa spero di poterla indossare quanto prima. Poi in vista dell'estate invece ho comprato un vestitino che mi sembrava veramente molto molto carino per andare al mare. È un vestitino che ha questa parte ampia, quindi questa scollatura così molto ampia e le classiche manichine molto corte, fatte così un po' a sbuffo. Poi ha appunto questo motivo così floreale ed è aderente fino in vita e poi si allarga leggermente in fondo. Questo è proprio il classico vestitino da mare. Adesso magari qua nella telecamera non riuscite a vederlo bene, ma è un vestitino abbastanza corto perché arriva appena sopra il ginocchio.
E questo l'ho preso proprio per andare al mare, quindi questo ha proprio questo scopo, un vestitino estivo leggero per andare al mare quando fa caldo, quindi proprio una sorta di copricostume, anche se poi è un vestitino che è carino, quindi in teoria mi potrei anche mettere per uscire, per andare altrove, però io l'ho preso proprio con lo scopo specifico del mare, della spiaggia. E mi piaceva molto perché questi toni floreali ho visto che vanno tanto di moda quest'anno, in questa moda primavera-estate ci sono i fiori e ho pensato, ma sì, dai, mi prendo questo vestitino. E un'altra cosa estiva, perché sono dei pantaloni leggeri, sono appunto questa, in realtà è una gonna pantalone, quindi sono pantaloni, ma è una gonna pantalone perché rimane così molto larga, quindi quando praticamente voi la vedete in questo modo sembra quasi una gonna. Spero di riuscire a farvela vedere. Mi piaceva molto il fatto che in fondo avesse questi motivi così sgargianti, così accesi. Quindi praticamente è una gonna pantalone. Io devo dire che non porto spesso gonne pantalone perché o mi metto i pantaloni o mi metto la gonna. Questa devo dire che è un po' un esperimento, perché io non so se mi ci troverò bene alla fine, però insomma comunque mi sembrava che potesse essere una cosa che potrei indossare, ovviamente durante l'estate perché è leggerissima, però insomma mi piaceva proprio questa idea, soprattutto del motivo che c'è in fondo, perché è un po' particolare, vedete? Io non so se riuscite a vederla bene perché mi rendo conto che non ci sta nella telecamera, però inizialmente, quindi nella parte alta della gamba, diciamo, ha questo semplice bordeaux tinta unita e poi sul fondo ha questo motivo. E insomma, mi piaceva. Poi io d'estate sono solita indossare dei colori abbastanza sgargianti, motivi floreali, cose un po' particolari. Io in estate le metto, quindi insomma, mi piaceva e ho detto, ma sì, dai, proviamola. Poi inoltre costavano soltanto 6 euro quei pantaloni, quindi insomma, mi sembrava un prezzo assolutamente abbordabile. Un'altra cosa che ho comprato in vista dell'estate, perché pensavo alle vacanze, è questo borsone fatto in questo modo, vedete? È un borsone da viaggio. Mi piaceva il motivo perché c'è la classica donna che fa shopping con il sacchetto in mano, vedete? Ci sono questi motivi, ci sono le macchine di lusso, quindi uno stile di vita che io probabilmente non riuscirò mai ad avere. Macchine di lusso, shopping quotidiano, quindi assolutamente non mi rispecchia. Però proprio perché non mi rispecchia ho pensato, vabbè, almeno sulla borsa ci mettiamo le macchine di lusso e la donna che fa sempre shopping. E quindi insomma mi sono comprata questa. È una borsa che mi piaceva perché ha due tasche qua, ora ve la faccio vedere se riesco. Ah, queste due tasche praticamente così esterne, quindi sia da una parte che dall'altra ci sono due tasche e poi c'è la parte interna con la chiusura superiore perché si chiude in questo modo e mi sembrava comoda soprattutto per quei viaggi che non sono lunghissimi, quindi magari quei weekend piuttosto che 4 giorni, quindi senza arrivare a vacanze lunghe 2 settimane. Ma magari per qualche giorno di vacanza, anziché portarmi la valigia grossa, ho pensato che quella potesse essere la soluzione adatta. Adesso passiamo al make-up. Ho comprato alcune cose nella profumeria Marion Nude. Non so se la conoscete perché forse non è proprio presente in tutta Italia, forse solo nel nord Italia, non lo so. Comunque fatemelo sapere nei commenti se nella vostra città c'è. Comunque io vado spesso a comprare qualcosina, diciamo non tantissimo perché è un po' cara secondo me, però ogni tanto magari vado e compro qualche cosa e mi serviva sia il mascara che il fondotinta e poi ho preso una cosa che non mi serviva ma che mi piaceva. Allora, cominciamo dal mascara. Ho preso il mio classico e fedelissimo mascara L'Oreal resistente all'acqua, quello del quale ho fatto anche il tutorial per farvi vedere come resiste bene all'acqua, magari ve lo lascio nelle schede. Comunque, il mio classico mascara, questo l'ho comprato perché uso sempre quello. Poi ho provato a prendere il fondotinta Maybelline, quello che dura 24 ore.
è che è coprente senza effetto maschera e sono molto curiosa di provarlo. Voglio vedere se è davvero così coprente e se dura veramente 24 ore. Quindi era in offerta e ho pensato di comprarlo perché comunque volevo anche un po' cambiare il fondotinta, perché io adesso sto usando un fondotinta abbastanza scabeccio, a dir la verità, perché uso quello della Sien, preso alla Lidl, quindi non è assolutamente un gran fondotinta, però come base diciamo che me lo faccio andare bene, però adesso ho pensato di fare un passo in più e di comprarmi quello del quale ho sentito delle recensioni molto positive. Adesso passiamo alla cosa che non mi serviva, ma che mi è piaciuta quando l'ho vista. Ho preso questa mini palette di Deborah. Tanto mi piaceva il packaging, questa forma un po' così particolare. E poi mi piacevano tantissimo i colori. Adesso la apriamo insieme, se riesco a non fare danni. Ok, e la vediamo insieme. Ecco, ho comprato questa che ha i toni del nero, grigio e bianco. Quindi con una bella base bianca, poi si possono sfumare questi colori sui toni del grigio, dell'argento e del nero. Mi piacevano veramente tantissimo questi colori, c'erano anche altre tonalità, però alla fine ho scelto questa perché comunque li trovavo veramente molto molto belli. Ho pensato che con questi colori forse davvero si riesce a fare un trucco particolare, soprattutto per la sera. E quindi insomma ho voluto provare questa palette che ho pagato 13,50 euro. Secondo me è un prezzo alto per una palette così piccolina, però ragazzi, c'è stato anche il mio compleanno, mi sono fatta un regalo, quindi direi che ci può stare. Questi erano i miei acquisti, tutto quello che ho comprato appunto negli ultimi mesi. Fatemi sapere se anche voi avete fatto degli acquisti negli ultimi mesi. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima.